Ma noi siamo, hai accennato prima, a Cuba. Siamo andati a Cuba e noi, avendo due facce come fate voi, abbiamo fatto questi pezzi. Enzino li cantava, pubblico cubano, un pubblico quindi tutto di Cuba. Io hablo un pochino da spagnolo, entonces lui parlava, faceva il pezzo in italiano e io lo ricantavo in spagnolo. E ho detto, qui se ci va bene arriva Fidel Castro e non ci fa più uscire. Poi è andato tutto bene, abbiamo fatto gli interventi che dovevamo fare. C'è, ti ricordi che c'era anche un ventriloquo dietro al divano che tirava fuori un gatto spelacchiato? Era un ventriloquo terribile perché usciva fuori vicino al gatto e si vedeva che muoveva la bocca. E lui ha dato una sberla al gatto. Io ho dato una sberla al gatto, il gatto è volato via, è rimasta la mano. E questo gli è mancata la parola, un ventriloquo. Una figura di... E morale, ti ricordi? C'era anche un antefatto. No, io ho detto non andiamo più a casa. No, c'era un antefatto. Mentre siamo all'aeroporto, ti ricordi cosa è successo? Questa è una roba brutta. Allora, questa è terribile. Questa è una roba brutta. Vi ricordate il Merolone? Merolone, forse come si chiama? Il Feroce, forse se lo ricorda perché sono più o meno dello stesso club, no? E, cosa succede? Viene Merolone e ci dice... No, Merolone viene a Striscia perché sa che andiamo a Cuba io e lui. Sì. Viene, ci aspetta nei camerini e dice, scusate, mi fate una grande cortesia. Certo, tra colleghi. Certo. Colleghi, se si può, sappiamo che so che andate a Cuba, io sono innamoratissimo di una ragazza meravigliosa. È la mia vita, cioè veramente io la sposerò. E adesso però che sono qui per un lavoro vorrei mandarle un pupazzo con il mio profumo in modo tale che quando arrivate là e io gli dico di venire all'aeroporto a prendere il pupazzo, lei sentirà il mio profumo e finché io non arriverò stringerà sto cazzo di pupazzo fino al mio arrivo. Sì. Racconta il fattaccio dopo. Perché c'è ancora una premessina. Vai. Allora io dico, vabbè, noi che cazzo ci costa? Prendiamo. Ma il pupazzo ce lo dai tu? Certo, ve lo do io perché devo spruzzare tutto il mio. Sì, sono io cosa ho spruzzato su quel pupazzo. No, il profumo. Sì, il Merolone. Andiamo all'aeroporto. Insomma, imbarchiamo le nostre valigie con questo cacchio di orsacchiotto qua. E lui con l'orsacchiotto dentro. Ma un odore che... Vi ricordate il denim dopo barba? Magari. Che ti stava addosso anche se ti davano una palata di. Ti stava addosso. E giravamo con... belli con le nostre magliette, andavamo a Cuba con questo sacchetto col pupazzo. Pupazzo dentro, un pupazzo terribile. Allora io guardo lui e gli dico, cazzo Ezio, io ho un presentimento. Perché questo qua ci dà un orso da portare a Cuba? Pieno di profumo. E per coprire qualcosa che magari c'è dentro? A lui gli si allargano gli occhi, gli si allungano le orecchie, ha detto. Finiamo sui giornali. Porca troia, è vero. C'è un coltellino. No, non ho detto porca troia. No, ho detto vaffanculo a Merolone. Per questione di cronaca. Dammi il pupazzo. Sì. Prende una roba, si fa dare una forchetta di lì al bar. No, un coltello, era un coltello. Una forchetta e sparisce nel cesso. Io sento tra, 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 brutto stronzo. Tra. Viene fuori questo orso tagliato. Orso, la pelle dell'uomo. In vena. C'era dentro niente. Era vero, lui voleva proprio fargli sentire il profumo e basta, cioè, e sto povero orso strappato nelle orecchie, presentabile, dei buchi dappertutto. Però la fidanzata è venuta poi all'aeroporto, gli abbiamo fatto sentire il nostro profumo dopo, no, non mi ricordo. Lui fa, aspetta, ma un'ora e mezza, andiamo a comprargli un coniglietto.
perché col merlone il coniglio era un po' più, no, era più adeguato. Abbiamo comprato il coniglio più... Ma non avevamo quel profumo di merda lì. Allora, cosa abbiamo fatto? Io mi ricordo, lei ha preso il coniglietto, se l'ha messo dentro i pantaloni e l'ha tenuto lì tutto il viaggio, 14 ore di viaggio col coniglietto lì. So solo io, quel povero coniglio, cosa ha patito. Arriviamo a Cuba. Perché c'erano anche delle essenze un po' diverse, insomma, non solo. Arriviamo a Cuba, una ragazza bellissima. I bagagli. Mamma mia, una dura lei bellezza. Si vede che ci conosceva perché sì. Lui ha mandato le foto. Sì, 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 sì. Tacche dell'orso. Lui teneva il coniglio per l'orecchio. Sembrava vivo. Il coniglio. Allora, il cubano, adesso non, lui lo sa, io non so, deve essere lei perché ci sta venendo sì, una sì, bella ci ragazza, guarda, ci guarda. Una bella ragazza, e zio Enzo, sì, siamo noi. Hola, che tal? Muy bien, y usted? El conejo? Il coniglio? Ha detto, come si chiama di nome Merla? Ugo. No, Ugo. Valerio. No, non vi ha dato niente per me. Ci ha detto questo, mi aveva detto che stava un orso, io non lo so, alla dogana è entrato l'orso, quando ha salito stava un conejo, non sentivo il profumo, ha preso il coniglio già con la faccia un po' schifata, ha fatto così, che asco, traduzione, che schifo, te credo, 12 ore nella pata, ha detto muchas gracias, mentre camminava il primo cestino l'ha buttato. Siamo tornati e il merolone ci ha detto che cazzo avete combinato, ah, mi ha telefonato, gli avete portato un coniglio che puzzava, attimi di paura, si beccano la dogana con l'orso. Sono veramente due mattacchioni, però c'è delle merdacce, però, perché io così faccio delle... triste 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 col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar, il suo vicino in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore, venga che uniamo i tavoli, signor, voglio cantare e dimenticare i nostri vini, il nostro triste amore. Barbera e champagne, stasera beviamo, per colpa del tuo amore, per colpa del tuo amore, ai nostri dolori, insieme viviamo. Sono in Emilia Romagna e stanno lavorando. Sì. Adesso lo dicevo. Veramente. Non era preparata, ma. Dico questo perché anche dal Benga sono partiti dei ragazzi della Protezione Civile, della Croce Bianca. Veramente è un mondo che ci rende veramente un grande paese. Grazie. Siamo sul palco di questo momento. Zanini, che è un artista del legno, Andrea Zanini, che da anni realizza per noi il premio Fionda e adesso parteciperà alla consegna.
e i figli di Carucci, che tra poco però rimangono sul palco solo al momento della premiazione, perché poi devono prendere postazione per ricevere appunto l'obolo. Però fatemi uscire prima. Sì. Gino, c'è un piccolo particolare, sì, no? Sì, perché noi, allora, quest'anno Ezio e Enzino vincono la fionda, però uno dei due aveva detto delle cose un po' di tempo fa, mi sembra che ci sia un video, no? Sì. Che ce l'hai dietro. Ad Albenga, città delle torri e della fionda, sabato 10 novembre alle 17 al Teatro Ambra, Enrico Brignano riceverà la speciale fionda di legno dei Figeux di Carusi. L'ho presa anch'io l'anno scorso. No, me l'avevi regalata da giocattolo. E noi ci siamo chiesti, ma quando me l'abbiamo data? Me l'hai regalata da giocattolo. Poi essendo ligure, è andata via la fionda, non la sappiamo niente. E stavolta è il momento ti ricordi che me l'hai regalata? Certo. C'eri anche tu, Antonio. Sì, in quel piazzale abbiamo fatto lo spettacolo. Esatto. Ma io pensavo, abbiamo dato una fionda, ma non il premio fionda, no, era una fionda. Una fionda l'ho data a mio nipote e l'ha rotta subito, quindi adesso spero. A questo punto, prima della premiazione, come va? Diciamo anche a chi abbiamo, senza pastiglie, per quello l'ho visto caldo, è arrivato tranquillo un po'. A chi abbiamo deciso, grazie a loro e ad Antonio, di destinare le offerte che abbiamo raccolto e che raccoglieremo ancora all'uscita. Abbiamo pensato ovviamente alla trista situazione della popolazione dell'Emilia Romagna e quindi abbiamo deciso di indirizzarla loro. Però, come facciamo sempre, come Fede Carugi, la cifra che raccoglieremo, che poi è qualche migliaio di euro, non volevamo gettarla nel calderone grande di tutte le offerte, perché preferiamo sapere dove vanno, a chi vanno, come vanno. Stiamo cercando di individuare un'azienda, un'associazione, un ente, un qualcosa che abbia perso tutto e che abbia bisogno magari anche solo di 5.000 euro, 6.000 euro per poter ripartire, per avere la speranza. Avremmo individuato una libreria che ha avuto i locali allagati, sapete che i libri con l'acqua sono tutti da buttare via, 14.000 volumi, perché ci sembra meglio anche far riaprire una libreria in un paese alluvionato. Abbiamo cercato di contattare il titolare, però ovviamente i telefoni non sono in funzione. Io ho provato a chiamare anche più volte il comune di Lugo, ma neanche il telefono del comune risponde, quindi ci prendiamo un po' di tempo, ma sappiate che sicuramente, come nel caso dei terremotati di Norcia, quando siamo andati di persona con un pulmino a portare gli aiuti, li porteremo a destinazione direttamente e mirati. E a questo punto faccio scendere i fiori che devono andarsi a prendere le postazioni, le posizioni, e invito tutti, Mario parti tu, e poi invito tutti a chiudere insieme con un canto di speranza, di gratitudine e di grande affetto per questa terra così martoriata. L'Italia ha donato incubatrici a oltre 70 ospedali italiani, contribuendo a salvare oltre 15.000 bambini. Contribuendo a salvare oltre 15.000 bambini prematuri, e lo ha sempre fatto in silenzio, lontano dalle telecamere, senza mai un annuncio, un cenno, una parola. Grandezza. Grazie. Posso dire... È una cosa, anzitutto devo dire che questi due, quello che abbiamo visto e che si sa è solo la punta dell'iceberg, perché c'è una parte di interventi nel sociale che vanno fatti anche come esempio per stimolare anche gli altri a fare, ma è solo la punta dell'iceberg di quello che in realtà loro fanno poi e che non appare in nessuna maniera. Devo dire che per noi è commovente a Striscia, quando c'è il pubblico, ogni tanto, anzi spessissimo, quando arriva qualcuno e dice: io sono nato grazie a Ezio. Allora
sei l'artista Rossi. Noi di solito, conoscendo altre attività di Ezio, di beneficenza però da parte di altri, e noi diciamo: ma sarà figlio di Ezio? No, è nato grazie a queste incubatrici che sono portatili, no Ezio? Beh, sono diciamo di due categorie. Quando ho iniziato c'erano due problemi: certi reparti non avevano incubatrici a sufficienza e sono quelle da reparto, e poi ci sono quelle da trasporto che sono veramente replicano l'utero materno, quindi hanno la temperatura controllata, controllano la respirazione, quindi l'ossigenazione del sangue, permettono di nutrire durante il trasporto il bambino. Pensate che all'inizio, tra le prime che ho donato, forse questa non la sai, mandai un'incubatrice a Olbia, perché il dottor Masia, mi pare si chiamasse così, oggi sarà sicuramente un professore, mi chiamò, riuscì a rintracciarmi attraverso rondini e mi disse: guardi, noi spostiamo i bambini quando nascono da Olbia, li portiamo ad Alghero, se le dico come non ci crede, con la carta stagnola, cioè mettevano la carta stagnola, una coperta di lana, l'ossigeno a zona, ma non va bene, perché poi i primi attimi di vita per un prematuro sono determinanti per non creare poi un handicap potenziale futuro. E quindi io parlai con Rondini, lui mi disse: guarda, il problema è che loro non sono specialisti, quindi... E io dissi: tu organizza, fagli fare i corsi che io recupero l'incubatrice. E così abbiamo recuperato l'incubatrice, loro hanno fatto il corso, credo di avere qualche centinaio di nipoti adesso in Sardegna, e quindi sono felice di tutto questo. Uno dei più grandi episodi con l'incubatrice del trasporto successe, mi pare nelle Marche, presero questo bambino che dovevano operare. Dalle Marche a San Matteo di Pavia. Esatto, dalle Marche a San Matteo di Pavia. Durante il viaggio, questa ambulanza con l'incubatrice autocaricante, hanno dei carrelli che quando tu le inserisci si autochiudono e entrano nell'ambulanza. Durante il viaggio l'ambulanza ha un incidente, quindi si gira, finiscono all'ospedale l'autista, l'infermiera, il medico che erano lì. Queste apparecchiature costano tanto perché all'interno non hanno scogli, non hanno punti, ostacoli che possono fare del male al bambino. Il bambino ha flippato, però era tutto attaccato, ha continuato la sua respirazione. È arrivata un'altra ambulanza, hanno staccato il carrello che era un po' malconcio, l'hanno caricata sull'altra ambulanza, portata al San Matteo di Pavia, l'hanno operato, adesso credo che abbia qualcosa come 24-25 anni questo ragazzo. E posso confermare, anche perché mio nipotino, che è nato ampiamente prematuro, è nato in un reparto di terapia intensiva dove c'erano delle incubatrici con scritto dono di Ezio Greggio, e noi abbiamo qua oggi una signorina 15enne che è una delle figlie di Ezio Greggio. La Francesca la facciamo salire sul palco. È di Albenga. Fatele una bella foto. Piange anche Ezio, ragazzi. Ormai siamo diventati la Barbara D'Urso del Teatro Alto di Albenga. Sì, ma almeno la D'Urso non c'ha la barba. Sono felice. Quando Antonio mi ha detto, ogni tanto capita appunto a Striscia qualcuno di 18-20 anni così che dice: posso salutare Ezio perché grazie a lui, e l'avevamo. Ed è anche bellissimo. Sì, bellissimo. E tu sei fiera? Sei fiera? Certo, grazie mille. Se no, ciao Peppino. Se no non eri qua. Grazie Francesca, facciamo un bel applauso. Grazie. Ciao Francesca. Lui è lo fiorentino, è una fiera, è Carusi. A questo punto ci possiamo avviare lentamente verso la conclusione e la premiazione, anche perché... Scusa, possiamo chiudere le porte perché fa un po' freddo adesso, magari per creare un po' di intimità. Prima però abbiamo, giustamente Mario dice che
dovrebbe suscitare un piccolo commento da parte di Ezio, perché certi valori non si dimenticano. Cioè, se finché non mi fate piangere non siete contenti, insomma. No, ma c'è un motivo per questa foto. Questo è il papà di Ezio. Nereo, Nereus. Nereo. La striscia, quante volte è venuto? Era in prima fila, era sempre... Ecco, la cosa bella è che Ezio ha ricevuto, cioè non l'ha ricevuta, è stato... doveva ricevere, ecco, la cittadinanza onoraria della città di Biella, una città a cui tiene molto perché lui è nato in quella zona, no? E al momento di ricevere questa cittadinanza ha deciso di rifiutarla. Perché? Beh, la cittadinanza dovevano darla a Liliana Segre, poi questi fenomeni che erano lì all'epoca in quel comune, essendo Liliana il senatore del PD, disse no, non c'entra niente con noi, non diamo la cittadinanza alla Segre, gliela stava dando tutta Italia. E dissero, la vogliamo dare a Greggio perché lui è nato qui vicino. Io quando mi arrivò questa notizia dissi, mi dispiace, io non vengo a ritirarla, perché pensavo a quel signore lì. Ha fatto 3 anni di campi di concentramento, quindi ho detto tutto. Quindi ho detto, non è contro nessuno, ma è a favore di qualcuno, di Liliana, di mio padre. Grazie. E quando parliamo di fiondate, anche queste sono fiondate, molto importanti. Vabbè, ci abbiamo messo la premiazione, avremmo dovuto fargli superare delle prove, ma li sappiamo, perché ormai hanno dimostrato ampiamente di saper dire fiori di Carugi, hanno dimostrato ampiamente di saper cantare. Vi dobbiamo adesso dare, però, sono un po' in imbarazzo, perché dopo aver visto la signora di Moglio, vi dovevamo dare 2 omaggi da parte di 2 artisti. Uno è Mauro Moretti, che è un grande disegnatore italiano che è qua tra il pubblico, che ha disegnato le vostre caricature. Da notare la biancheria intima, una nera azzurra e una bianconera, bellissimi. E ci ha fatti i giovani, però. Sì, c'è un po' con le torri di... Mauro Moretti, per capirci, è quello che prepara sempre i disegni da cui poi vengono ricavate pubblicità importanti, come quelli dei topolini di Parmareggio, del Crodino, di tante altre... Ma quindi è ricchissimo, eh? È ricchissimo. Non lo so, penso di sì. Aspetta che ti do anche il mio. Però tienlo separato perché sono uguali, quindi non voglio che poi... E poi avevamo accennato all'inizio con Antonio che Albenga è un gioiello, il centro storico di Albenga è un gioiello, e c'è un orafo di Albenga che dall'idea di un architetto norvegese ha trasformato la mappa, la cartina, la piantina del centro storico di Albenga in un gioiello, ed è Rodolfo Buffa, perché la città è un gioiello, noi lo ringraziamo. Beh, Buffa noi lo conosciamo, perché poi quando fa quelle trasmissioni sul calcio è straordinario Buffa, no? Non sapevo facesse anche l'orafo, grazie. È un braccialetto che Antonio ci farà togliere. Ah, il cognato di Nino, fantastico, coraggio allora, adesso. E quando fai i regali devi sempre andare da lui a comprare. Ci farà togliere Antonio prima di ogni puntata questo gioiello, sì, perché non ce lo fa mettere assolutamente, se no vedi la gruber. Sì, esatto. Esatto, guarda, non perdere il fogliettino che la fattura che c'è dentro qua, che è intestata Greggio, c'è l'Iban da pagare. No, quella è un'altra storia. Questa è l'ultima cosa che vi voglio raccontare, poi una volta ci arriva il CD di Celentano, arriva il CD di Celentano a me e io lo apro, aveva fatto un CD nuovo, apro e leggo a Ezio che della coppia con Iacchetti è il migliore. Pensavo di avere un fan, ma non così, voglio dire. Però dato che mi aveva già fatto degli scherzi prima Celentano, vado da Inzino e come entro vedo che lui chiude un cassetto, lo mette... Dico, socio, ti è arrivato il CD della... Sì, ma niente, non
No, 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 niente. No. Non c'è la dedica, no? Non c'è la dedica, no, 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 no. Lui si gira un attimo, apro il cassetto, tiro fuori il CD, leggo a Enzino che della coppia con Greggio è il migliore. Gino, dobbiamo fare una cosa importante. Sì? Perché se no il libraio qui del San Michele, sì, vado fuori e mi fa un culo così. Adesso se no... mettiamo... Ah, eccolo, eccolo. E ricordiamo, sì, l'hai chiamato e noi eravamo pronti. È un libro molto divertente, dove c'è un po' la nostra storia, la storia con Antonio, ci sono tanti episodi. E sono sicuro che chi lo acquisterà, e lo so, coraggio, siamo ad Albenga, però insomma il libro lo troverete all'uscita ancora e cioè è disponibile ancora per autografare. Assolutamente, lo firmerò volentieri. Se aspettate che esca gratis ci vuole troppo tempo, quindi fatevi coraggio. Grazie a tutti, grazie. Allora mi unisco ai ringraziamenti, ringrazio i tecnici, ringrazio il comune di Albenga con cui stiamo stringendo sempre più rapporti per cercare di mandare avanti in maniera forte la Fionda, il premio Fionda e Ottobre di André. Vorrei permettermi un ringraziamento particolare, visto che ne abbiamo parlato parecchie volte, a Feroce, eccolo lì. Feroce, Feroce. Devo dire una cosa che ho dimenticato. Visto che siete di Giallo. Devo dire una cosa che ho dimenticato, scusa al volo. Con questo signore, quest'anno... lavoriamo insieme da 40 anni, 40 anni, viva Antonio! Con questo signore lavoriamo insieme da 30 anni, perché sono più giovane, perché sono più giovane. Il ringraziamento a Feroci era doveroso, proprio perché ringrazio tutti i figli di Carugio ovviamente. Ma se non fosse per il suo entusiasmo e per il suo impegno, grazie al farmacista, faremo pastiglia a tirare avanti, giallo, 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 infatti, perché la pasticca è gialla, certo, e si va in circolo, sì, viene il farfallino, la che... maglia la mette al mattino, è bianca, la sera è gialla, per forza. Il premio Fiona ha superato ogni nostra aspettativa, al punto che raccontavo a loro, per essere qua seduti, per avere il posto, ci sono persone, questo freddo, che si sono messe in coda la sera prima alle 19:30, abbiamo le foto che lo dimostrano, hanno passato la notte, hanno passato la notte per avere i biglietti il mattino successivo. Non si crede. Ma scusi, casomai questa notte quelle due belle signore se vogliono passare con noi per non dormire fuori. Allora, mi sembra giusto farle salire tutte e due sul palco, certo, per essere presenti. Fionda di Legno 2023 a Ezio Greggio e a Enzio Iacchetti per aver quasi quotidianamente da molti anni sottolineato con garbata ironia intelligente satira i difetti e i vizi della nostra epoca e per aver denunciato e colpito duramente truffe e truffatori, reati e delinquenti, imbrogli ed imbroglioni. Fionda di Legno 2023 a Greggio e a Iacchetti per aver dato voce alle vittime di soprusi e violenze e per aver portato alla luce problemi e situazioni ignorate dai veri giornalisti. Premio Fionda di Legno 2023 a Ezio Greggio per l'impegno profuso in difesa dei bambini e in particolare dei neonati, per essersi fatto paladino del loro diritto alla salute e alla vita. Premio Fionda di Legno 2023 a Enzo Iacchetti per la sua generosa disponibilità nel sostenere iniziative benefiche e solidali, dal sostegno ai senza tetto alla protesta contro il lavoro minorile, dall'acquisto di ambulanze alla tutela dei diritti dei malati. Premio Fionda di Legno 2023 a una straordinaria coppia distintasi per l'impegno nel sociale, messaggeri di valori positivi attraverso la propria arte e il proprio lavoro, unendo allegria e buon umore alla beneficenza, diventando modello positivo per un pubblico vastissimo. E adesso Antonio, come tradizione, consegnerà le fiori. Guardate che bello il lavoro fatto da Andrea Zanini. Bravissimi, meritatissimi. Thank you.
occorre ovviamente prendere la fionda. Sì, ma poi mi ridai il portafionda. Date. E per la foto ufficiale della fionda, pronti i fotografi? Un applauso, Fionda 2023, Ezio Greggio e Vincio Iacchetti. Siamo convinti che gli spettatori potranno dire a chi non c'era che era una fionda meritata. Sente la coppia più bella.